Buongiorno a tutti dalla cucina di Stefania Scazzi. Oggi preparerò gli involtini della mamma. Vi faccio vedere come faccio gli involtini di carne, va bene? E niente, adesso vi faccio vedere tutti gli ingredienti e poi il procedimento. Innanzitutto, per fare gli involtini ci servono le fettine di quelle buone per fare gli involtini. Poi abbiamo bisogno del prezzemolo, cipolla, gavoi o pecorino romano come preferite. Sale e pepe. Procediamo subito. Ci vogliono anche gli stuzzicadenti. Ho messo le fettine qui, adesso vado ad inserire il prezzemolo e la cipolla. Prima diamo una spolveratina, un pizzichino di sale, non tanto perché comunque poi dobbiamo poi cuocerli con il sughetto. Ok. Poi ci vado a mettere un po' di gavoi. Ok, ma anche abbondiamo un po' di più perché il gavoi dà sapore. Mettiamo un altro po' questo buonissimo piccantino. Sì, dà sapore. Mettiamo la cipolla. Il prezzemolo e adesso vado a mettere infine un pochino di pepe. Poi a gusto il pepe, il pepe ci va, però se uno non lo mangia. Adesso vado a chiuderli. Vedo se riesco con una mano perché con l'altra sto tenendo il telefonino, quindi bisogna fare. Chiudere così inizialmente. Guardate, se riesco con una mano, sono formidabile. Chiudere i lati. Ci sto riuscendo, piano piano, ci sto riuscendo, ragazzi. Me ne faccio vedere uno e poi li chiudo. Adesso chiudiamo con lo stuzzicadenti. Di uno. Qui ho preparato un po' di olio d'oliva e la cipolla. Accendiamo il fornello. Facciamolo soffriggere un po'. Appena inizia a soffriggere, non la facciamo molto, molto soffritta la cipolla, mettiamo gli involtini. Questi cuoceranno per un'oretta a fuoco lento, ecco. Facciamo fare da una parte, poi li giriamo dall'altra, spugniamo con il vino, vi faccio vedere dopo. Intanto facciamo i soffritti. Io ci vado a mettere anche un po' di peperoncino, ma è a gusto, io lo metto perché a me piace. E adesso spolverizzo anche un pochino di sale e poi giro. Metto un po' di sale. Che profumino. Peccato che non lo potevi sentire. Fanno poco poco, e facciamo stare poco, un po' di un altro. E poi li sfumo con il vino. Ci metto una foglia d'alloro, dà il sapore. E da mettere un po' di vino. Facciamo sfumare, alziamo un po' la fiamma, così va via, evapora tutto l'alcol. Volendo potremmo farli anche così in bianco, volendo, però un po'
pochino di rosso ci sta, quindi io vado a mettere un pochino di pomodori a pezzettini pelati. Però adesso vi sfumo un pochino il vino, vedete? Sta evaporando tutto. Metto un altro pizzico di sale, che all'interno sono già salati, però di fuori poco poco ci va, anche perché dovremmo mettere il pomodoro. Perfetto, adesso che è evaporato il vino metto un po' di pomodoro. Vediamo se basta così. Sì, io penso sì. E adesso io abbasso, lo metto al fornellino piccolino e lo faccio cuocere per tre quarti d'ora, un'ora. L'importante quando facciamo così, dobbiamo sentire morbidissimi, che questi usciranno veramente morbidi e saporitissimi. Perfetto, abbiamo messo tutti gli ingredienti, li lasciamo cuocere e poi vedremo il risultato. Il risultato finale dei minvoltini della mamma, vedete? Buonissimi. Come contorno ho fatto le patate al rosso, facciamo gli altri, stupendi. Con questo vi saluto dalla cucina di Stefania Scazzi. Iscrivetevi sul mio canale YouTube e condividete le mie ricette. Ciao a tutti.